Ciao a tutti, cagnacci. Si torna a parlare di politica. Il titolo non so come sarà, però in teoria vorrà dire semplicemente una cosa, cioè che i grillini sono degli incompetenti e sono stati incapaci di fare alcunché al governo. Purtroppo, in molti, compreso me, io ho votato solo alla Camera il movimento di Beppe Grillo, hanno dato fiducia a questo branco di Brancaleone. Non so se avete seguito in questi giorni cosa è successo ieri. C'è stato il Constitution Day, perché i grillini hanno un buon proposito di fermare la riforma costituzionale che vorrebbero fare PD-PDL. Ora, ci rendiamo ben conto che le persone che sono in Parlamento non sarebbero, in teoria, in grado di fare alcunché, ma soprattutto perché diciamo che non sono delle persone che hanno la taratura morale per fare un cambiamento costituzionale. Ricordiamo che la Costituzione è frutto di una mediazione tra forze politiche diverse, ma che uscivano da un periodo molto buio della storia d'Italia e non sapendo quale posizione avrebbero ricoperto susseguentemente alla formazione della Costituzione, si decisero di mettere insieme e fare una sintesi delle loro visioni. Oggi si parlava ai tempi di Aldo Moro, Togliatti, ok, questa gente qua, che comunque un po' di Calamandrei, eccetera, eccetera, eccetera. Certo, pure Cossiga, per carità, ogni nazione ha i suoi pessimi rappresentanti. Però quello che vi voglio dire è questo. Ora, il Movimento 5 Stelle, per protestare contro questa cosa qui, che io sono d'accordo che non debba avvenire, è salita sui tetti del Parlamento, che mi sembra di Montecitorio, mettendo un manifesto, no, dove si invitava a non toccare la Costituzione. Per come la vedo io, manifestano come bambini, come studenti, per quello che non sono riusciti a difendere da deputati. È un dato di fatto. Questo gesto di dissenso, di protesta, molto eclatante, è molto contentino al popolino, compreso me, che ha votato il Movimento 5 Stelle. Dice: vedete, noi siamo diversi da loro, noi lottiamo per voi, per non far accadere che la Costituzione è cambiata da questi collusi. Ecco, vedete, siamo saliti sui tetti, abbiamo messo il manifesto, quindi abbiamo lottato. Signori, io voglio ricordarvi una cosa, e quelli che guarderanno questo video sul Movimento 5 Stelle se lo devono ricordare bene. Il Movimento 5 Stelle ha vinto le elezioni, ma ha rinunciato a prendersi il premio per fissarsi su una posizione stupida e demente come quella di nessuna alleanza con nessuno. Stanno mandando allo scatafascio l'Italia, stanno permettendo a Berlusconi di fare il ricattatore e stanno permettendo a questi collusi di mettersi insieme e cambiare la Costituzione come vogliono loro, quando invece, se fossero loro ad aver dato appoggio al governo, ora sarebbero loro i ricattatori che farebbero fare quello che vogliono loro al PD, che poi è la forza politica complessiva, perché c'era dentro anche Selle e altro, no? Che ha vinto. Però come singolo partito il Movimento 5 Stelle praticamente è stato il vincitore. Ora, è fattibile ed è credibile un partito con oltre 100 deputati, 8 milioni di voti, che nelle aule non è riuscito a fare nulla? E la devono finire di dire: noi abbiamo lavorato, abbiamo proposto emendamenti, ma ce li bocciano tutti. Signori, la politica è così, la politica è mediazione, ce lo insegna la storia, la Costituzione. Se ci fossero stati grillini a quei tempi, avrebbero detto che erano frutto di un inciucio. In politica non ci sono gli inciuci, quelli sotto banco, ma non quelli a luce del sole. Quelli si chiamano mediazioni, si chiamano compromessi, che la politica richiede, perché non è possibile mettere insieme tutti i modi differenti di vedere una cosa. Il Movimento 5 Stelle si è dimostrato incompetente. Purtroppo mi era piaciuta molto la spinta propulsiva che aveva dato al cambiamento, invece ora ci ritroviamo a vedere questi ragazzini delle scuole medie praticamente che salgono sui tetti a mettere i manifesti invece di fare fatti. Vogliamo i fatti dal Movimento 5 Stelle, noi che li abbiamo votati. Siete 100 deputati? Bene, avete il potere di fare qualcosa. Basterebbe dire al PD: tranquilli, smettete di farvi ricattare i Berlusconi. Se cadete, noi ci siamo. Facciamo tre cose, 1, 2 e 3, e fine. Il nostro rapporto è finito qui. La legge elettorale è importante, e altre due cose su cui ci si può essere d'accordo, ma anche solo una, anche la legge elettorale. E invece no. Siccome sanno che il popolo del Movimento 5 Stelle è ignorante, è molto barbaro, devono dargli alla pancia dei loro elettori, devono dirgli: no, noi siamo contro, questo è merda, questo è schifo. E intanto gli stanno permettendo di fare ciò che vogliono. Sto
mi sto chiedendo se magari questa cosa non sia frutto proprio di una volontà di portare il paese allo sfascio, perché io altrimenti non mi spiego questa scelta del Movimento 5 Stelle. Per finire questo video vi voglio dire una cosa. Io ho visto un film bellissimo, si chiama Viva la Libertà, un film italiano, che ricordiamo i film italiani fanno schifo, e a un certo punto c'era una recitazione bellissima da parte di Toni Servillo che parlava un po' del momento dell'opposizione di sinistra in questo momento in Italia. Per vedere il testo, perché vi giuro è veramente attuale, lui praticamente recita una poesia di Bertolt Brecht. Io vi metto il link qui sotto, che è praticamente sulla mia pagina Facebook dell'Imello. Chiunque vuole può andarlo a vedere, perché purtroppo non sono riuscito a trovare un video, però leggetela perché è veramente, veramente pazzesco. Ciao a tutti cani, alla prossima.